e se non sarà Fellini, De Sica o Rossellini, basta che sto qua a Cinecittà. C'è una canzone che sta spopolando in Italia e non solo da circa 3 settimane, un mese più o meno. È uscito anche il video ufficiale 3 settimane fa, ieri tra l'altro Disco d'Oro, per cui una canzone che sta veramente riscuotendo un successo incredibile. L'artista che l'ha interpretata è un artista che non ha bisogno di presentazioni, secondo me una delle voci italiane più belle della nuova scena musicale, nonostante ormai sia affermata da diverso tempo, ma è comunque una giovane artista che magari non interpreterà sempre dei capolavori, non saranno sempre canzoni intense di altissimo livello, ma spesso sono anche delle canzoni leggere, disperate anche leggere tra l'altro per citare il testo, canzoni che poi diventano le cosiddette hit, quindi canzoni del momento, canzoni che spopolano, e sono convinto che la canzone in questione l'ascolteremo tantissimo, soprattutto nei prossimi mesi, durante l'estate, eccetera, ma soprattutto una delle voci italiane più belle dell'attuale scena musicale. Sto parlando di Mon Amour di Annalisa. Annalisa è una cantante che io amo follemente. E tra l'altro una delle poche artiste, ma vale anche per gli uomini, ovviamente, in grado di riproporre in maniera assolutamente ammirevole le canzoni di Marco Masini, non solo il featuring con lui nel suo ultimo album, ma anche la sua meravigliosa interpretazione, che potete trovare ovunque, anche su YouTube, di Ti innamorerai, uno dei più grandi successi, uno dei capolavori di Marco Masini, che lei qualche anno fa interpretò in maniera veramente meravigliosa. Questa canzone mi è entrata in testa, come preannunciavo ieri sulla mia pagina Instagram. È una canzone che non esce dalla mia testa, quindi vuol dire che come hit sta già funzionando. Poco da dire, poco da fare, il successo lo dimostra, ma poi c'è tanto altro da analizzare in questo brano pop dance, in questa canzone che sicuramente ci rimanda ad un certo tipo di musica anni 90, una canzone veramente molto carina dal mio punto di vista. È chiaro che la canzone ha un testo molto leggero, come dicevo, e una melodia che ti entra in testa e che quindi ha l'obiettivo di colpire, dare energia, carica, far ballare, però credo che musicalmente sia una canzone veramente molto valida. La critica musicale l'ha accolta in maniera mista, diciamo che ha ricevuto sicuramente degli apprezzamenti, ma anche delle critiche, come giusto che sia, perché poi ognuno ha le proprie opinioni, ci sono delle analisi tecniche da fare approfonditamente che sicuramente non posso fare io in questa sede, perché non me ne intendo, però ho grandissima passione e quindi ci tenevo a dirvi la mia. Sicuramente avrei potuto farlo anche prima, quando è uscito magari il video ufficiale. Io spesso recensisco anche i video ufficiali delle canzoni, a parte proprio le canzoni in sé, però ho voluto aspettare, e quando la canzone mi è entrata in testa e mi ha conquistato al 100%, ho detto non posso assolutamente esimermi dal parlare di questa canzone sul mio canale, canale nel quale spesso parlo di musica, ma nel quale parlo soprattutto delle mie passioni. Annalisa è un'artista che amo, ma è soprattutto un'artista che quest'anno, secondo me, ci ha regalato la canzone che in assoluto ascolteremo di più. Non ho dubbi al riguardo, è una canzone che ascolteremo tantissimo nei prossimi tempi e se lo merita, perché spesso le hit sono anche canzoni di basso livello, canzoni che non hanno poi nulla di speciale, se non magari un buon ritornello, se non magari un qualcosa che colpisce, che resta nell'immaginario collettivo, ma Mon Amour di Annalisa è una canzone che ascolteremo giustamente tantissimo nei prossimi tempi, nei prossimi mesi, insomma, credo che veramente ruberà la scena ancora per tanto tempo, come fa Annalisa, come dice Annalisa nel testo, vengo per rubarti la scena, un testo chiaramente provocatorio. Lei poi, ovviamente, oltre ad essere bellissima, citando un altro suo grande successo, è sensualissima, con una poesia, con una raffinatezza, con un'eleganza che sicuramente non tutti possono avere, ma la conosciamo, insomma, Annalisa è veramente speciale come donna, come artista, come grande protagonista della scena musicale italiana ormai da diverso tempo. Qualcuno, perché poi ci sono sempre le polemiche e ci sono soprattutto coloro che parlano per dar fiato alla bocca, magari lo faccio pure io, ma cerco quantomeno di farlo con cognizione di causa. Ho letto tanti, troppi commenti di gente che diceva: ecco, finalmente una canzone contro Giorgia Meloni, contro Fratelli d'Italia, contro il governo di destra. Beh, insomma, ragazzi, direi che ogni tanto sarebbe molto meglio ascoltare una bella canzone senza doversi fare ogni volta mille pippe mentali, perché insomma, pensare che Mon Amour, soltanto perché il ritornello dice ho visto lei che bacia lui, che bacia lei, che bacia me, vada contro la Meloni, che secondo me sta canzone se la canticchia tutti i giorni in testa come faccio io e come fanno sicuramente milioni di italiani,
oppure insomma che sia una canzone che va contro il concetto, l'ideologia politica di centrodestra soltanto perché parla insomma di libertà e sicuramente di apertura mentale anche dal punto di vista sessuale, se la vogliamo interpretare così, penso che sia una follia totale. Significa veramente cercare la polemica dovunque la si possa trovare, anche in minima parte, perché poi alla fine non c'è polemica assolutamente sensata in questo contesto, però insomma ovviamente qualcuno ha dovuto parlare anche di questo. Invece giustamente Annalisa l'ha definita una canzone che poi è un inno alla libertà, una canzone dalla quale ripartire, una canzone molto leggera ma sicuramente anche di grande significato, perché poi indubbiamente inneggia alla libertà e quindi è molto bello anche divertirsi ascoltando queste parole che sono leggere ma hanno un significato assolutamente profondo. Detto questo, io faccio poco il filosofo e vi dico in maniera molto diretta che sta canzone mi piace tantissimo, Annalisa la amo e penso che resterà nella mia testa per tanto tanto tempo, perché davvero mi ha conquistato. Faccio i complimenti ad Annalisa, successo strameritato, disco d'oro proprio nella giornata di ieri, sarà la hit italiana del 2023, non ho assolutamente dubbi, con pieno merito, e mi auguro che, pur non essendo un capolavoro, possa assolutamente rubare la scena a tutte quelle canzoncine ridicole che magari sono anch'esse leggere ma di basso livello, come tutte le trappate che ormai da qualche anno ascoltiamo o quel rap fatto male che non ha assolutamente valore. Sarà anche una canzone semplice, pop, anche se ha veramente delle belle sonorità, ma è una musica leggera che sinceramente io amo, perché come nel cinema non esistono soltanto i capolavori, quindi come al cinema passo da Fellini a Neri Parenti, anche nella musica voglio passare da Claudio Baglioni ad Annalisa, senza problemi, parlando di musica italiana, ma in generale penso che anche all'estero la ameranno e come. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, non posso credere che Mon Amour non l'abbiate ascoltata anche voi, e se non l'avete ancora fatto lo farete tantissimo nei prossimi tempi. Grande Annalisa, ti amo follemente.